Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti menti libere. Allora, nell'episodio di ieri abbiamo parlato del significato della parola leader. Quindi chi è un vero leader? Quanto sia importante oggi tornare ad essere leader nelle nostre vite, non solo nel contesto lavorativo nel quale ci rechiamo tutti i giorni, ma quanto sia importante estendere questo concetto in forma più globale all'interno della nostra vita di tutti i giorni. Perciò continuiamo a parlare anche oggi di leadership ponendoci due domande estremamente importanti. Quali sono le caratteristiche psicologiche che un leader deve assolutamente possedere e quali tra queste caratteristiche psicologiche anche noi oggi possiamo iniziare a coltivarle se vogliamo tornare ad avere un maggiore controllo su ciò che ci accade invece di essere sempre in balia degli eventi esterni. Perciò andiamo dritti al punto. Personalmente ho individuato tre caratteristiche psicologiche fondamentali per coltivare una sana leadership all'interno della nostra vita. Punto numero uno: un vero leader predilige l'ascolto all'azione immediata. Infatti un vero leader sa perfettamente che se non si ferma prima a comprendere qual è la radice del problema che deve affrontare, non lo risolverà mai e si ritroverà quindi molto presto imprigionato tra una difficoltà e un'altra, senza cogliere nessuna via d'uscita. Quindi, prima di tutto, un vero leader rispetto agli altri sa porsi in una posizione d'ascolto attivo rispetto al problema, non solo analizzando la risonanza che questo problema ha verso di sé, ma anche verso gli altri. Ponendosi in una posizione di ascolto attivo, può indirizzare tutte le sue energie, tutte le sue azioni verso un unico obiettivo, evitando così inutili sprechi di risorse. Una seconda caratteristica che un buon leader deve possedere è un locus of control interno piuttosto che esterno. Il locus of control è l'atteggiamento mentale grazie al quale riusciamo ad influenzare le nostre azioni e i risultati che ne derivano. Chi ha un locus of control esterno percepisce che sono gli eventi esterni a determinare il proprio successo o insuccesso, soffrendo quindi di bassa autostima perché sente di avere poco controllo sulle proprie azioni e sulla loro efficacia. Al contrario, un vero leader coltiva dentro di sé una visione interna del controllo, cioè si fida delle sue conoscenze, delle sue competenze e le usa attivamente per affrontare le situazioni e i problemi, pensando di poter raggiungere gli obiettivi prefissati, credendo nelle sue capacità e di chi gli sta intorno. Terza caratteristica, diciamo ultima ma non per importanza, è che i grandi leader sono persone curiose. I leader sono pieni di energia e carisma non perché hanno ricevuto un dono speciale piovuto dal cielo e quel giorno tu non passavi per quei posti, per quelle zone là, ma coltivano la loro curiosità grazie alla loro capacità di restare aperti al mondo e alle nuove esperienze che ogni giorno ha da offrire. Un grande leader quindi alimenta la sua vita con nuove idee e informazioni dalle quali scaturiscono nuove ispirazioni, nuove intuizioni. In questo modo le persone e gli elementi nuovi, compresi anche gli imprevisti, non sono sfighe o problemi da risolvere, ma occasioni da cui trarre vantaggio. Perciò, ricapitolando, se vuoi imparare ad essere un vero leader, inizia a coltivare l'ascolto attivo verso di te e il mondo che ti circonda. Sviluppa un locus of control interno, iniziando a dare fiducia a te e alle tue competenze. Coltiva la curiosità sana e genuina per la tua vita, cogliendo i vantaggi che ogni situazione ti sta offrendo. Bene, menti libere, per oggi è tutto e vi auguro una buona leadership a tutti. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.